Oggi parliamo dell'iniziativa Ad Adiuvandum, però non è l'unica che l'esercito ha fatto qua in Sardegna per la situazione del Covid. Sì, questa iniziativa Ad Adiuvandum è molto importante perché rappresenta un incontro fecondo tra pubblico e privato, dei privati costituendo questo network di associazioni, di singoli cittadini, hanno raccolto dei fondi e hanno permesso alla sanità militare di effettuare dei test sierologici sull'area metropolitana di Cagliari. Mi pare abbiano fatto circa 5.400 test, quindi si tratta di un contributo importante per tracciare il virus e come il virus è circolato nell'area metropolitana di Cagliari. In più, come sanità militare, come esercito, come difesa, siamo impegnati in questa operazione IGEA. Abbiamo aperto il drive-thru, una specie di drive-in, insomma, dove le persone segnalate dall'ATS possono svolgere il tampone. Alla Fiera di Cagliari? Sì, qui alla Fiera di Cagliari, ma anche a Sassari, a Nuoro e a Oristano. In 10 giorni abbiamo effettuato circa 3.800 tamponi. Ma la macchina può essere ulteriormente perfezionata perché noi siamo in grado di fare 250-300 tamponi al giorno. Quindi naturalmente ogni volta che un'iniziativa parte c'è sempre la necessità di una fase di transizione, di attraversare una fase di rodaggio, e quindi secondo me i risultati saranno ancora più alti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.